che ha per esempio una massa efficace, ha una massa diversa da quella della massa inerziale. Quali sono queste assunzioni? Ad esempio il fatto che uno non abbia tensioni troppo elevate, perché se no si manifesta un fenomeno che non si può descrivere altro che attraverso la meccanica quantistica. Ed è, diciamo, classicamente, se io ho una barriera, ci devo passare sopra. Devo avere sufficiente energia per passarci sopra. In meccanica quantistica ci posso passare attraverso. Questo è dovuto al fatto appunto che la descrizione delle proprietà di una particella è in termini di una distribuzione di probabilità. Esiste una probabilità finita di stare oltre la barriera. Questa è meccanica quantistica. Normalmente nel funzionamento di un dispositivo questo non succede. Per esempio, succede se inavvertitamente uno applica una tensione troppo elevata, e il fenomeno si chiama rottura Zener sostanzialmente. Quindi nel comportamento ordinario dei semiconduttori e compresi i dispositivi a semiconduttore, una rappresentazione semiclassica può bastare e quindi si evita di parlare, essendo però consci che stiamo applicando alcune limitazioni. No, volevo chiedere se può ripetere il discorso sul diagramma delle onde di valenza e delle onde di conduzione. Vediamo di capirci. Stiamo parlando di questo La delle bande, scusi. o di questo? Ah no, sì. No, del diagramma con le bande di Ah, valenza. con le bande, sì. Questo dunque, ok? Allora, dobbiamo accettare una cosa, quindi dobbiamo fare Ragazzi, riferimento l'audio si alla sente tutto davanti. slide precedente. No. Ecco, per cercare di capire che cos'è questo K. Vediamo un attimo se riesco a spiegarmi. Allora, se io ho due sole possibilità, come ci sono nella formazione di un ordinario legame covalente, le due possibilità sono le sommo più o le sottraggo meno. Se io devo, come dire, dare una rappresentazione unica di un orbitale in una struttura in cui quelli che si legano sono un'infinità di atomi. Allora a quel punto io ho scelte molto maggiori. Anziché dire più meno, devo dire con un certo peso positivo, con un maggiore peso positivo, con uno più o meno lo stesso, con uno minore, con uno di segno invertito, passo per zero, segno invertito. Tutto questo sono coefficienti che trovo in punti particolari di un'onda. Okay? E K è il reciproco di quella lunghezza d'onda. D'accordo? Questo è nella descrizione, molto schematicamente mostrato qui, nella descrizione di come questa specie di doppio corno, che vorrebbe rappresentare schematicamente la distribuzione elettronica intorno a un definito atomo, gli atomi essendo rappresentati dalle palline grigie, come viene pesata? Per esempio, appunto, questa viene pesata meno, questa più, questa torna un po' meno, questa addirittura zero nel punto in cui c'è l'atomo, e poi queste diventano negative. Naturalmente io posso avere un'infinità di scelte nella lunghezza di quest'onda. Ad esempio, se vado
al diagramma successivo. Forse lo deve vedere. Se vado al diagramma successivo, questi punti su cui ho basato il mio ragionamento sull'orbitale di legame e orbitale di antilegame, sono, lo si vede, a K uguale a 0. Ok? K 0. Se K è il reciproco della lunghezza d'onda, il reciproco di 0 quanto fa? Infinito. Ok? Il che significa che l'onda, quest'onda, ha lunghezza d'onda infinita, ovvero è uguale per tutte le celle, d'accordo? E quindi in quel caso non ho peso tutti uguale, mentre se mi sposto da quel punto li peso appunto con dei valori che cambiano nello spazio secondo i valori di un'onda. Questo è K, ok? Qui prendo ad esempio alcuni punti notevoli, è chiaro che una descrizione completa richiederebbe molto più tempo. I punti notevoli che ho preso a riferimento sono questo sotto e questo sopra. Sono a K uguale a zero, quindi significa tutte le celle uguali. La distribuzione degli elettroni dentro ad ogni cella è uguale in tutte le celle. La differenza è che se sto qui sotto, quella distribuzione corrisponde a orbitali di legame in ciascuna cella, e se vado sopra corrisponde a orbitali di antilegame in ciascuna cella. È chiaro che questo è più stabile, appunto perché è legame, e si apre questo gap che è tipico di un isolante o di un semiconduttore. Non so se ho risposto. Altre domande? Non sono qui per rispondere, anche una domanda che non siete sicuri, provate a farla lo stesso, poi vediamo insieme di chiarirla e eventualmente di rispondere. Prego. A me invece non era ben chiara la differenza tra, la differenza tra legame e antilegame, ok, ma non ho ben capito i concetti che poi sviluppa a partire da questa base. Cioè il passaggio alle bande, per esempio, o no? Sì. O la regola, la spiegazione della regola dell'ottetto? No, fin lì ci sono. È il diverso tipo di fasi dei legami, sì, che spiegava, sì, all'inizio. Sì, sì, sì. Fase vuol dire dove stanno i segni più e dove stanno i segni meno, sostanzialmente. No? E questo corrisponde, per esempio, a concentrare la probabilità di trovare gli elettroni o di radarla, no? A seconda che uno sommi i lobi più grandi o combini un lobo grande con un lobo piccolo nell'esempio degli orbitali sp3. Quando ad esempio formo un orbitale di legame, la densità degli elettroni si concentra al centro tra i due nuclei, tra i due atomi, e questo rende quella forma, quella distribuzione particolarmente stabile, perché, come dire, gli elettroni che si trovano in mezzo tra i due atomi risentono dell'attrazione dei nuclei di ambedue, e l'attrazione tra una carica positiva e una carica negativa è un fattore diciamo che diminuisce l'energia. Ok? Anche qui non so se ho risposto. Sì? Ok. Non ci sono per il momento altre domande, riservatevele per poi, perché come ho detto ci sarà ancora uno spazio per questions, e alla fine lascio la parola allora al professore
per la seconda parte della sua lezione. Grazie. Allora, eravamo al drogaggio. Se avete fatto pace col concetto che un buco porta una carica positiva, andiamo avanti. Quindi la conduzione elettrica si ottiene attraverso la somma dei contributi degli elettroni e delle lacune. Naturalmente, se ne voglio una maggiore di un'altra, drogo di più. Quindi in questo caso anche la legge di Ohm diventa funzione di quanto drogante ci ho messo, perché il drogante determina la concentrazione dei portatori di carica e i portatori di carica a loro volta determinano quel coefficiente tra tensione applicata e corrente che è la conducibilità. Questo l'abbiamo già commentato. Ecco, come ricavare da tutto questo qualcosa di utile? Il silicio descritto fino a qui è fortemente idealizzato. In quello vero ci sono impurezze non desiderate, imperfezioni cristalline, le superfici fin qui trascurate e spesso ossidate, appunto per la forte affinità del silicio per l'ossigeno. In un cristallo omogeneo i portatori di carica si muoverebbero in una prateria che va urbanizzata per diventare la città degli elettroni. Le correnti cui danno luogo rispondono alla legge di Ohm, appunto, secondo cui la corrente generata è proporzionale alla tensione applicata. Però si muovono senza controllo in qualche misura. L'unico controllo è la polarità delle batterie che applichiamo. Ci servono due cose per tradurre tutto quello che è stato descritto fino a questo punto in qualcosa di utile. La capacità di tracciare trame, pattern nel linguaggio tecnologico, che impongano agli elettroni di muoversi secondo vere e proprie mappe stradali, ma con dimensioni che negli odierni circuiti integrati si sono ridotte a poche decine di nanometri. Un nanometro è 10 alla 1 miliardesimo di metro. Un nanometro corrisponde a prendere uno dei vostri capelli e dividerlo, per il senso della lunghezza, in 10.000 parti. Anzi, di più, perché sarebbero 10 nanometri. Quindi, fra l'altro, se dovessimo un domani andare a dimensioni significativamente inferiori alle decine di nanometri, allora non potremmo più fare riferimento dinamica semiclassica degli elettroni e dovremmo per forza di cose tener conto degli effetti speciali della meccanica quantistica. Poi, seconda cosa che ci serve è lo sfruttamento di fenomeni che producono segnali elettrici, correnti tipicamente, non più semplicemente proporzionale alla tensione applicata, segnali non lineari. Questo significa che dobbiamo andare oltre la legge di Ohm, in qualche modo, altrimenti con la legge di Ohm non facciamo niente di pratico se non collegare la spina al dispositivo. E i segnali non lineari servono per l'amplificazione, per la commutazione, sì, no, per funzioni logiche combinando diverse commutazioni, AND, NOT, NOR, le funzioni logiche che stanno alla base del funzionamento di un computer, ma anche per la rivelazione di segnali luminosi o di segnali chimici, quindi sensori, qualcosa che dice è presente una definita specie. Tutto questo in qualche modo comporta il passaggio da una relazione lineare tra corrente e stimolo applicato a stimoli applicati a una dipendenza non lineare. Allora, la più semplice delle strutture in cui si realizza questa condizione di andare oltre la legge di Ohm è la giunzione PN,
è, diciamo, l'elemento base di molti, diciamo, o simile a quelle di molte altre strutture nella microelettronica. Abbiamo visto che il processo di drogaggio, grazie alla possibilità che offre di modificare la concentrazione dei portatori, aumentano gli elettroni se il drogaggio è con gli atomi del gruppo quinto, o aumentano le lacune se il drogaggio è con gli atomi del gruppo terzo, è alla base della creazione di strutture che mostrano una risposta elettrica non lineare. La giunzione PN è formata da un singolo cristallo di semiconduttore che ha due zone adiacenti dorate in modo opposto. Qui c'è dell'altro testo, ma penso che sia più utile fare riferimento subito a una figura. Allora, vedete, qui è tracciato un piano che viene chiamato giunzione, che è questa, e qui ho un materiale tipo P, mentre qui ho un materiale tipo N. I cerchietti che recano il segno meno da questa parte o il segno più corrispondono alle impurezze che abbiamo aggiunto, cioè sono quegli atomi del gruppo terzo qui, del gruppo quinto qui, che sono andati a sostituire gli atomi di silicio e sono negativi perché si accompagnano alla formazione di una lacuna, o sono positivi se si accompagnano alla cessione di un elettrone. Quindi, se le cose fossero come le ottengo quando la prima volta metto a contatto il materiale P con il materiale N, ci sarebbe una forte differenza di concentrazione tra le lacune che sono maggioritarie qui e gli elettroni che sono maggioritari di qua. I due tendono a diffondere dalla parte dove sono più poveri, come un pallone con un buco si sgonfia perché ha la pressione interna superiore alla pressione esterna, no? E quindi tendono a migrare dall'altra parte. Però quando migrano lasciano dietro di sé gli atomi carichi, gli atomi delle impurezze carichi. La formazione di questo doppio strato di carica, negativo qui, positivo qui, corrisponde alla formazione di un campo elettrico. Questo campo elettrico si oppone all'ulteriore migrazione perché, avendo questa direzione, tende a spingere indietro le cariche positive. Mentre con questa stessa direzione spinge indietro verso destra, questa volta, le cariche negative. Il risultato globale è che si arriva a un equilibrio tra la diffusione dei portatori dalla parte opposta, dei portatori cosiddetti maggioritari, quelli che sono in concentrazione maggiore verso la parte opposta, in equilibrio con il campo elettrico che si è formato. Ecco, tutto questo mi pare che sia scritto qua, sì, quindi non serve altro. Il comportamento che uno osserva in presenza di questo campo elettrico, tenuto conto che quel campo elettrico è a sua volta dipendente dalla tensione che applico, per esempio, se applico il polo negativo dalla parte P e il polo positivo dalla parte N, il risultato è quello di ampliare questa zona di campo elettrico e intensificare il campo elettrico, che si oppone ancora di più alla migrazione delle cariche, elettroni o lacune. E il risultato è quello che la corrente che otterrò è piccola, appunto perché ho amplificato questa opposizione alla migrazione. Se invece applico la batteria in quest'altra maniera, il più qui tende a, come dire, attenuare la presenza della carica negativa dalla parte P, mentre il meno tende ad attenuare la presenza della carica positiva dalla parte N. Il risultato è che la barriera alla migrazione di portatori si abbassa e quindi tendo a favorire il trasporto di elettroni, la corrente sostanzialmente. E la favorisco tanto più quanto maggiore è la tensione che applico, tanto maggiore è il voltaggio della batteria. Avere la batteria negativa vuol dire stare da questa parte del diagramma.
Avere la batteria positiva significa stare da quest'altro lato e naturalmente io posso variare, almeno nel diagramma, la tensione applicata. Il risultato è che qui ottengo sempre e comunque una corrente bassa, mentre qui ottengo una corrente che non è più lineare con la tensione applicata, è addirittura di tipo esponenziale. Questo è una prima realizzazione di quel regime non lineare che ci consente di avere un dispositivo come qualcosa di utile, qualcosa su cui basare, per esempio, quando mi attacco con la spina alla corrente di casa, che è una corrente alternata, caricare una batteria che è a corrente continua, quindi un raddrizzatore di tensione, combinando in maniera più complessa la presenza di queste giunzioni, ottenere un'amplificazione del segnale. E diciamo tutte quelle cose che riteniamo utili della quotidiana elettronica. Credo che i commenti siano quello che ho già detto, ve lo trovate scritto dopo. Questa si chiama polarizzazione diretta, scritto qui, questa si chiama polarizzazione inversa. Ok. Ah sì, sempre per tornare al confronto tra il comportamento non ohmico e il comportamento ohmico, cioè quello che segue la legge di Ohm, ho aggiunto al diagramma di prima una retta. Questa retta rappresenta la legge di Ohm. In altri termini, la corrente che passa, corrente sulle ordinate, è linearmente dipendente dalla tensione. E la derivata, la pendenza di quella retta è tanto maggiore quanto maggiore è la conducibilità, vuol dire tanto maggiore sarà la corrente che ottengo a parità di tensione applicata. Quindi questa è la legge di Ohm e questo è il comportamento di una giunzione PN. Appunto, la caratteristica che si nota subito è che questo è un comportamento non lineare. Dal buio alla luce. Vabbè, fin qua abbiamo ritenuto, fino a qui abbiamo considerato che nel silicio puro o drogato ci sia un equilibrio tra le concentrazioni di elettroni e di lacune che dipende solo dalla temperatura. Se adesso io accendo la luce, succedono fenomeni nuovi. Della luce mi conviene, voi sapete la luce è la più naturale delle forme di radiazione a cui applicare il dualismo ondulatorio corpuscolare. Uno può parlare della luce in termini di onde che si propagano o può parlare della luce in termini di fotoni, di particelle di luce. Qui appunto nella figura è enfatizzata la natura corpuscolare, ci sono le particelle di luce che si chiamano fotoni. In presenza di radiazione luminosa di opportuna lunghezza d'onda le cose cambiano per effetto dello scambio di energia tra elettroni e radiazione. È conveniente descrivere il fenomeno ricorrendo alla descrizione della radiazione in termini di particelle di luce, i fotoni, i cosiddetti fotoni. L'energia di un fotone è direttamente proporzionale alla frequenza della radiazione o inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda, tanto più piccola è la lunghezza d'onda, tanto maggiore è l'energia e dal punto di vista, sensibile dell'occhio umano, la cosa corrisponde al cambiamento di colore essenzialmente. La luce blu qui ha un'energia maggiore di quella verde e maggiore di quella rossa. Quando l'energia di un fotone è maggiore del gap, maggiore di quell'intervallo che separa le bande di valenza dalle bande di conduzione, il fotone può essere assorbito e la sua energia è impiegata nella creazione dei portatori di carica. Quindi i portatori di carica non sono più dipendenti solo dal tipo di drogaggio, che è scelto una volta per tutte, oppure dalla temperatura, ma dipendono anche dall'intensità della radiazione luminosa, cioè dal flusso di fotoni che arrivano al materiale semiconduttore.
secondo leggi che sono, diciamo, di questo tipo, arrivati, diciamo, non ho mai dato un numero specifico, ma l'ampiezza del gap nel silicio è tipicamente intorno a 1 e 1 electron volt, e voi vedete che a partire da qui questa energia in electron volt, qui parte la probabilità di assorbire fotoni e ad ogni fotone assorbito di creare un portatore di carica elettrone e un portatore di carica lacuna. Questo processo ha una resa limitata per diversi tipi di applicazioni. Allora, voi vedete, con riferimento da subito all'applicazione di questo fenomeno nella conversione dell'energia solare, voi vedete qui lo spettro della radiazione solare, queste sono le frequenze, quindi energia più alta qui, energia più bassa qui. Ci sono due curve, questa è lo spettro della radiazione solare fuori dall'atmosfera e questa è la radiazione che arriva sulla superficie terrestre. Ha, come vedete, le buche che corrispondono al fatto che parte della radiazione del Sole viene assorbita dai gas di cui è costituita l'atmosfera. Dunque, tutti i fotoni che si trovano su questo lato, sulla destra, hanno energia bassa e non ne hanno abbastanza per essere assorbiti dal silicio e creare una coppia elettrone-lacuna. Questo fenomeno parte da qui, dove che corrisponde sostanzialmente, sono circa anche qui 11.000, no, 1 e 1 micron, tutti i fotoni che hanno energia superiore sono altrettanto assorbiti. Solo che quello che ci interessa è la formazione di una coppia elettrone-lacuna di energia minima, cioè se io ho, questo è la, diciamo, lo schema della banda di valenza e questa è la banda di conduzione. Se io ho un fotone che ha un eccesso di energia rispetto all'energia del gap, all'energia minima richiesta per la creazione delle coppie, questo eccesso di energia va disperso in calore. Non serve dal punto di vista della conversione dell'energia luminosa in energia elettrica. Va disperso in calore e quindi questo determina uno dei limiti, non il solo, all'efficienza della conversione di energia solare. Molto dello sforzo anche di ricerca attuale è quello a trovare strategie per estendere la capacità di assorbire fotoni, aumentando in questo modo la resa di un dispositivo. Cosa succede quando in una giunzione PN, dunque fin qui questo è un fenomeno generale di che cosa succede sul silicio non necessariamente già preparato in forma di una giunzione PN. Cosa succede in una giunzione PN? Allora, quello che vedete qui è in bruno, qui ocra, quello che è la parte N della giunzione, un po' invertita rispetto a prima, ma è facile stabilire la corrispondenza. Questa è la parte P. Dalla parte N l'assorbimento di un fotone determina la creazione di una lacuna. Elettroni ce n'erano già in abbondanza, ma determina la formazione di una lacuna. Perché in abbondanza, perché è appunto la parte N. Dalla parte P, l'assorbimento di un fotone determina la creazione di un elettrone nella banda di conduzione. È facile capire che, dunque, questa specie di scivolo rappresentato in energia è la rappresentazione del campo elettrico che avevamo visto prima. In presenza di questo scivolo l'elettrone tende rapidamente a passare dall'altra parte, proprio perché tende ad andare nelle zone a energia più bassa. La lacuna ha uno strano comportamento, è il comportamento delle bolle di gas in un liquido, cioè tende a flottare, tende ad andare in su, appunto perché avere un buco su costa meno energia di avere un buco giù. L'energia va letta alla rovescia.
E quindi la lacuna tende appunto a galleggiare e andare dall'altra parte. Il che significa che se la radiazione luminosa arriva a una giunzione PN, quello che ottengo è un aumento della corrente, anche della corrente che prima era la corrente povera, quella diciamo in condizione di polarizzazione inversa. Quindi nella condizione dark qui le cose sono esagerate dicendo che è zero, l'energia, la corrente è bassa, ma comunque appunto indipendente dalla tensione, mentre quando è illuminata la corrente cresce, appunto perché riceve il contributo di questi fenomeni di attraversamento favoriti dalla disposizione del campo elettrico o del potenziale presente nel sistema. Naturalmente questo aumento di corrente dipende da quanti fotoni arrivano, quindi più ne arrivano più questa crescita della corrente è grande. E allora vedete che questo è di nuovo un comportamento non lineare, che questa volta dipende da uno stimolo in più. Lo stimolo in più è la radiazione. E una utilizzazione minima, se uno per esempio applica una tensione costante con una batteria esterna alla giunzione PN, l'applicazione minima è quella di fare da rivelatore di radiazione. No? Quindi è una cosa che misura l'intensità della radiazione che arriva o l'assenza di intensità, se si tratta per esempio di bloccare una porta che si sta chiudendo mentre la attraversate. Oppure in alternativa non applico nessuna tensione e con una disposizione particolare di questi fenomeni trasformo direttamente energia luminosa in energia elettrica e questa sarebbe la cella fotovoltaica. La trasformazione di proprietà di semiconduttori per sfruttarle in conversione di energia è uno dei temi più attuali di fronte alla crisi presente di tipo ambientale che dipende dall'utilizzazione di combustibili fossili, ma ancor più in un futuro prossimo. E di fatto questo dimostra sinteticamente quanto attiva è la ricerca nella creazione di celle fotovoltaiche innovative. Adesso voi immagino non riuscite a leggere questa cosa, ma ve la leggo io. Allora, qui se ci riesco, qui diciamo in viola sono qui sopra c'è la resa. E diversi tipi di celle fotovoltaiche, efficienza percentuale. Qui sopra sono strutture particolari con multiple giunzioni PN qualitativamente diverse. Il silicio cristallino è in blu, lo vedete qua. Tenete presente che da qualche parte c'è il silicio amorfo, sono le palline verdi, sono queste. E poi ci sono fotovoltaico emergente che è basato su materiali organici o più recentemente su una strana struttura, la ricerca sui materiali sta sfornando continuamente materiali con proprietà nuove e possibilità nuovi. C'è un particolare tipo di solido che si chiama perovskite che ha eccitato molto del mondo della ricerca, perché il risultato, vedete questo è lo sviluppo negli anni a partire dal 1975, questa tabella è del 2016, e vedete quanto rapidamente si sta sviluppando questa la crescita delle rese di queste perovskiti. Naturalmente non è tutto oro quello che luccica. In particolare ci sono ancora tutta una serie di problemi anche di natura pratica, tra i quali per esempio la stabilità chimica di questi oggetti, ma
un mondo di laboratori di ricerca sta lavorando sulle prospettive che in qualche misura questa cosa ha creato, come peraltro sta lavorando invece non tanto sullo specifico tipo di materiale, ma su strutture più complesse rispetto all'aggiunzione BN. Nonostante tutto questo, una delle cose che vende meglio è silicio, ancora silicio, il silicio amorfo. Perché? Perché ha un forte assorbimento basato su un film sottile. È come non ci provo nemmeno a... insomma, ci provo lo stesso perché assorbe meglio il silicio amorfo rispetto al silicio cristallino? Perché l'ordine è bello, ma impone alcune limitazioni. Cioè, non tutti i processi di assorbimento sono possibili in un materiale cristallino. In particolare avete visto che i fotoni devono raggiungere una certa energia. Quando l'ordine è rotto perché è amorfo, allora sono possibili processi di assorbimento nuovi, e questi giustificano il fatto che il silicio amorfo può essere utilizzato anche in forma molto sottile, quando invece il silicio cristallino richiederebbe o uno spessore maggiore, oppure il fatto di sacrificare parte della radiazione perché passa attraverso senza essere assorbita. Costa meno del supporto su cui è depositato. Quindi c'è una giustificazione di tipo economico. È facile da integrare nelle costruzioni, gli diamo la forma che vogliamo. Ed è ecologico. Svantaggi: la resa energetica rispetto alla tabella eclatante delle rese che abbiamo visto prima è moderata. Non solo, ma il venditore te la dà a un certo punto, dopodiché il venditore onesto vi racconta tutta la storia e vi dice che in realtà vedrete la resa che andrà calando nel tempo. Andrà calando fino a stabilizzarsi per molto tempo a un livello di resa che è ancora economicamente giustificato. Quindi se si degrada lentamente nel tempo, ma poi raggiunge una resa stazionaria che dura nel tempo. Ora è abbastanza. Del silicio e delle meraviglie che la sua abbondanza e l'ingegno degli uomini hanno reso possibili, si potrebbero dire ancora molte altre cose. Guardando al futuro e alle fantastiche e in qualche modo allarmanti prospettive che si aprono, dalla robotica all'intelligenza artificiale, alla realtà virtuale o augmented reality, fino al postumano, sostituire parti dell'uomo con oggetti artificiali, si intuisce come le tecnologie basate sul silicio daranno un contributo essenziale. Tuttavia è giunto il momento di fermarsi qui per non far traboccare il cesto degli stimoli da cui spero pescherete per esprimere la vostra fantasia comunicativa. Quello che intendo dire è: abbiamo parlato di molte cose diverse. Diciamo, quello che potrete fare è prendere una parte e svilupparla in particolare in maniera che sia comunicativamente efficace. Non è detto che, diciamo, il vostro progetto deve riguardare la gamma molto ampia di processi, proprietà, fenomeni, di cui ho dato una sintesi. Quindi, per essere coerenti con il titolo della slide, ora è abbastanza, mi resta solo da ringraziarvi per l'attenzione. Grazie, professor Bozio. Quello che era l'eremo degli elettroni via via si è popolato, è diventato una vera città, ma la città la costruirete voi adesso con quello che vi è stato raccontato, che vi è stato spiegato. Allora,
come ho detto, noi adesso abbiamo ancora un po' di tempo, anche perché ci raggiungerà Pierluigi Belluti per un saluto e per dirci cosa succederà poi nei prossimi mesi. Io suggerisco questo: utilizzate il tempo che adesso abbiamo di 10-15 minuti per porre delle domande o di chiarimento oppure legate a quello che ora vi attende, perché voi ricorderete che a fine febbraio ci sarà un appuntamento importante per tutti voi, e cioè l'esposizione dei progetti, cioè di quello che voi da questo cesto pieno e ricco di spunti, di informazioni, di dati, sceglierete di prendere e di elaborare in un progetto. Abbiamo detto, può essere una narrazione, una storia piuttosto che una performance o un brano teatrale, per dire, questo lo sceglierete voi, una demo, e non deve essere esauriente di tutto, ma deve essere interessante, deve essere efficace nello spiegare che cosa è appunto l'elettrone e la città degli elettroni. Allora utilizzate, vi invito davvero con i vostri professori, a questi minuti per chiedere delle informazioni, come diceva il professore, senza timore di fare domande poco sensate, perché qui sono tutte domande sensate rispetto a un lavoro che poi vi attende. Allora aggiungo intanto che elaborate qualche richiesta. Bene, c'è una domanda. Allora prego Isabella. La giunzione PN, può rispiegarlo? Rispiegarlo. Cominciamo a accordarci sul significato delle regioni all'estrema sinistra e all'estrema destra del diagramma. Allora, quella, naturalmente sono rappresentazioni molto schematiche, quella all'estrema sinistra rappresenta un semiconduttore tipo P. Semiconduttore tipo P vuol dire che al silicio ho aggiunto della tipicamente diciamo del boro, va bene? Che è un atomo del gruppo terzo, ha un elettrone in meno. Mi dà l'occasione per aggiungere una cosa: perché quella del gruppo, solo quella del gruppo terzo o del gruppo quinto e non di altri gruppi più lontani? Perché come avete visto dallo schemino, l'atomo di impurezza drogante deve sostituire un atomo di silicio. Ma questo non è possibile se, per esempio, il raggio atomico è troppo diverso da quello del silicio. E quindi il drogaggio è limitato a questo. Torniamo al semiconduttore tipo P. Dunque, abbiamo detto che se è drogato tipo P, manca un elettrone per la formazione dei quattro legami intorno ad ogni silicio, per cui c'è una lacuna. La lacuna poi diciamo diventa un buco, uno stato, un buco vuoto nella banda di valenza, e questo è rappresentato dai piccoli segni più. I segni più in quella parte, se riuscite a vedere la figura, rappresentano la presenza di lacune. Non sono rappresentati gli elettroni, perché gli elettroni sono pochini. Il fatto di avere drogati P significa che la parte prevalente dei portatori, ma largamente ordini di grandezza prevalente dei portatori, sono lacune.
le lacune sono andate in banda di valenza. Un'altra cosa che non, le domande sono utili perché mi consentono di trovare integrazioni alle cose. Un'altra cosa che non ho detto è che indipendentemente da come combino col fattore K queste cose, il fattore K segna le parti positive e le parti negative, ma abbiamo detto che la probabilità di trovare gli elettroni si ottiene elevando al quadrato quell'onda con i lobi positivi e negativi. Una volta che un'onda di quel tipo viene elevata al quadrato, diventa uguale in tutte le celle. Il che significa che i portatori di carica che sono andati nella banda di valenza hanno uguale probabilità di trovarsi dappertutto. Quindi quei più hanno uguale probabilità di trovarsi dappertutto. Va bene? Lo stesso, diciamo, no, stesso, in analogia possiamo descrivere la situazione all'estrema destra, dove il drogaggio è di tipo N e i portatori maggioritari, in quel caso sono elettroni, che hanno lasciato dietro di sé il fosforo più, perché il fosforo ne voleva 5 di elettroni per stare tranquillo nel suo stato neutro. Il fatto che invece l'elettrone è andato nella banda di conduzione e poi se ne va bagolando per il semiconduttore lo rende uno ione positivo. Ora, supponiamo di avere i due materiali separati e a un certo punto li mettiamo a contatto. Il fatto di averli messi a contatto crea, si dice, un forte gradiente, un forte gradino nella concentrazione di portatori maggioritari, i positivi che sono concentrati sulla sinistra e i negativi che sono concentrati sulla destra. La presenza di questo gradino induce, come una differenza di pressione nel palloncino a cui facevo riferimento prima, un fenomeno di diffusione. I portatori maggioritari diffondono dalla parte opposta. Possono muoversi loro perché sono delocalizzati nel cristallo, ma non le impurezze ionizzate. Perché sono le purezze ionizzate occupano il posto di un atomo di silicio e devono stare lì. Il fatto che restino lì crea un eccesso di carica negativo dalla parte N e un eccesso di carica positivo dalla parte P. Con una distribuzione di carica di questo genere si instaura un campo elettrico che va da destra a sinistra. Con quella orientazione le cariche positive su cui si esercita una forza che ha lo stesso segno, la stessa direzione del campo elettrico, tendono a stare confinate sulla sinistra, mentre le cariche negative cui viene applicata una forza che è l'opposto della direzione del campo tendono a stare sulla destra. Quindi ho due fattori: uno è la tendenza a diffondere sotto l'effetto del gradiente della differenza di concentrazione, e l'altro è la tendenza ad opporsi a questa diffusione dovuta al campo che si è generato. Alla fine trovano il loro compromesso e quindi trovano un equilibrio. Il compromesso lo posso in qualche modo disturbare se applico una tensione alla giunzione PN. In particolare, se l'applico, e questo è mostrato nella slide successiva, sì. In particolare, se applico una polarizzazione in cui il polo negativo dalla parte P e il polo positivo dalla parte N, di fatto amplifico quel campo. Il campo elettrico è modulabile dall'esterno. E quindi diventa ancora più difficile per i portatori di carica attraversare la giunzione e andare dall'altra parte. L'opposto succede quando applico la polarizzazione in questo senso, nel senso che il campo elettrico viene ridotto e quindi facilito la migrazione. Il fatto di influire con una tensione applicata esterna alla probabilità e alla capacità dei portatori di carica di contribuire alla corrente fa sì che la corrente che attraversa la giunzione in questo caso sia piccola e sostanzialmente costante indipendente dal valore della tensione della batteria, mentre da quest'altra parte cresce molto rapidamente, addirittura in forma idealmente esponenziale dalla parte della polarizzazione diretta. Per confronto ho aggiunto il comportamento di un
di un materiale ohmico in cui la corrente è semplicemente proporzionale alla tensione applicata. Questo per enfatizzare come la realizzazione di una struttura così semplice, sostanzialmente, come una giunzione PN, è una prima strategia per creare quella risposta non lineare di cui abbiamo bisogno per rendere un dispositivo, un mezzo, un materiale attivo. Ho risposto. Scusi, a questo proposito, quello di cui ha parlato prima lei, la rottura Zener, è quando la polarizzazione inversa si fa una tensione alta? Sì, sì. Questo andamento ideale a un certo punto diverge verso il basso, appunto perché subentra un fenomeno che, come dicevo al suo collega, non è più spiegabile in termini di semiclassici, in cui diciamo i portatori di carica sono quasi palline, no? Ma subentra quel fenomeno che si chiama tunneling, di attraversamento della barriera. Buongiorno, ma perciò questa parte drogata P e questa parte drogata N sono sempre presenti in un semiconduttore o no? No? Sono creati artificialmente. Sono creati artificialmente con tutta una serie di tecnologie, insomma. Si può, diciamo, con le tecnologie regolare anche la geometria con cui si forma questa giunzione. Ormai queste sono tecnologie mature da questo punto di vista. La scelta di questa discussione è semplicemente per semplicità espositiva. Grazie, io farei un altro applauso perché dopo le domande facciamo un altro applauso. Beh, difficile aggiungere qualcosa. Io dico poco perché potrei rovinare l'incanto, visto che purtroppo mi sono dovuto assentare, d'altra parte devo verificare di stare invecchiando come un buon Barolo e quindi devo fare una visita medica, mi sono dovuto assentare. Però ci sono due cose che volevo dirvi, anzi tre. Due sono legate all'introduzione che ha fatto il professore, ha menzionato due situazioni, ha parlato, non so se vi ricordate, di elettronica quantistica, il computer quantistico. Trento, con la fondazione dell'università, sta investendo molto in questo progetto. L'Europa probabilmente ha quasi deciso di fare un grosso investimento, si chiamerà flagship questa attività, così come ce ne sono state altre, e Trento vuole giocare un ruolo importante nella ricerca europea su questo tema, per cui quando parliamo di meccanica quantistica e quanto quel poco che è stato detto in un'introduzione che ha legato la meccanica quantistica e questo futuro dell'elettronica quantistica, ci sta benissimo. La seconda cosa che mi ha colpito è che l'esempio di Schrödinger del gatto, il gatto è vivo, il gatto è morto, la coesistenza di due situazioni finché uno non apre la finestra e entra a vedere non sa che cosa c'è, quindi tecnicamente esistono entrambe le soluzioni, sono al parimenti valide. L'esemplificazione del gatto, benché ci sia il raggio gamma che colpisce il rivelatore che fa andare il martelletto, che rompe la siringa, a parte tutto questo, ma questa è l'esemplificazione che sta alla base di questo progetto. Dovrò rivedermi la presentazione fatta o la documentazione, però è lì che voglio portarvi a fare questo ragionamento, riuscire a spiegare concetti complessi in una maniera che colpisca, che rimanga in memoria. Non vi chiederò se qualcuno di voi si ricorda dei CCD, ma vi ricorderete sicuramente del bicchierino, del giochino che abbiamo fatto con i vostri colleghi.
ho visto la conclusione, ci siamo spinti in là, nel senso che abbiamo invaso il lavoro che faremo l'anno prossimo, con voi o con chi ci sarà, perché insomma dovremo vedere, perché quest'anno, se riusciamo già a fermarci a dare una definizione di semiconduttore, già basta, avanza, perché quando cominciamo a parlare di giunzione, quindi di semiconduttore NP, quindi qualcuno di voi ha chiesto ma come si fa? Questo è quello che facciamo in FBK, quindi tranquillamente i curiosi potranno in una visita capire qualcosina in più come si fa queste cose, ma direi che è un elemento che porteremo, non vorrei caricare troppo in questo momento, a meno che non siate voi che a febbraio mi stupite e allora andiamo avanti e facciamo anche l'aggiunzione, così l'anno prossimo se dobbiamo fare un sensore di radiazione dove abbiamo bisogno del fotone che entra nel silicio, forma l'eccitone si rompe, l'elettrone, capite che insomma l'aggiunzione ci serve per quello. Quindi innanzitutto sono soddisfatto perché siamo riusciti a rimanere nei tempi. È stata una bella lezione, perché un'ora e mezza insomma è andata investita bene. Dall'applauso che avete fatto l'obiettivo l'abbiamo raggiunto. Noi ci lasciamo adesso con un appuntamento che però intendo spostare, perché noi abbiamo un appuntamento col gruppo di redazione di contatto a metà dicembre, ma avendo fatto questa lezione oggi, cioè due settimane dopo quello che avevamo preventivato, secondo me c'è poco tempo per fare questa riunione e capire un po' che cosa sta accadendo nelle scuole, quindi immagino di non far dispiacere nessuno se sposteremo questa lezione verso metà gennaio. Adesso vedo un po' il calendario e ai gruppi di redazione di contatto vi manderò questa comunicazione. Penso che capirete che adesso, se voi tornate su, avete tante altre cose da fare, è inutile che ci vediamo fra due settimane per dire che cosa è successo a scuola. L'importante è che adesso, insieme ai vostri docenti, programmiate la riflessione su quanto è stato fatto. Un'ultima cosa, sono sicuro che Isabella mi confermerà che non sono arrivate le 10.000 battute. Ah, sono arrivate dal Maffei? Ottimo. Ovviamente non sono arrivate le altre, perché è un sistema democratico dove ci dice bisogna fare 10.000 battute sulla riunione che abbiamo fatto l'ultima, il kick-off meeting. Se non si dice chi le fa, non si fanno, giusto? Non sono arrivate. Allora, democraticamente diciamo che per il kick-off meeting diamo carico al gruppo di lavoro del Guetti di fare le 10.000 battute, spazi inclusi, sono 5-6 righe, non so quanto siano, quindi molto, molto efficaci e sintetici, la foto l'abbiamo, e quella di oggi invece la diamo al buon Arrotti a questo punto, visto che sono numerosi e quindi sicuramente ci sono tante mani che possono lavorare su questo. Ovviamente vuol dire che la prossima comunicazione andrà al Marconi e poi avremo, e poi basta, poi vedremo. Allora io mi fermo qui, ci diamo appuntamento via email, vi aggiorno per il prossimo incontro. Lascio adesso. Ah, 1.000 battute, cosa ho detto io? 10.000? No, sono esagerato, no. 1.000 battute. Quindi ritirate l'applauso adesso. Adesso lascio un'ultima volta la parola per questa volta al professor Bozzio, che vi saluta. Grazie a tutti. No, io volevo solo sottolineare una cosa che ha detto per questa volta, nel senso che ci dovremo rivedere, ma anche se non in persona, attraverso una qualche canale di comunicazione, perché devo dirvi, mi sono divertito a preparare questa cosa, mi sono divertito. La sfida era: non devi mettere neanche un'equazione, e credo di esserci riuscito. e quindi sotto la, stavo per dire paterna, diciamo filiale, supervisione di Pierluigi, sapremo con che mezzo useremo per continuare a comunicarci, per rispondere alle vostre domande e continuare questo interessantissimo, anche per me, dialogo. Grazie.
giovani con un'età media è così bassa. Per noi è forse c'è qualcuno che vuole sapere.